sono Francesco 40, amministratore della Fortifruit SRL, un'azienda che lavora nel campo degli agrumi, diciamo, da diversi anni. Quest'anno questa campagna si prevede un po' altalenante dal punto di vista quantitativo e qualitativo, in quanto ci sono diversi punti di vista. Per quanto riguarda la quantità, non ci dovrebbero essere problemi perché le piante sono abbastanza cariche. Per quanto riguarda la qualità, a livello organolettico è molto superiore all'anno precedente, in quanto, avendo avuto tanta siccità, tanto sole ancora tutt'oggi a novembre, i frutti si presentano con un alto grado Brix. L'altro punto di vista invece è il calibro, quello che invece ne va, diciamo, a discapito, perché essendoci molta quantità, le piante cariche, quindi i frutti sono abbastanza piccoli. Abbiamo intorno al 50% di merce piccola che attualmente non riusciamo nemmeno a collegare, o meglio, quella che riusciamo a collegare è inferiore a quello che esce dagli alberi. Poi con i primi agrumi, il Satsuma, si è partiti bene. Sembrava un'annata che dovevano consumare molti agrumi, poi andando avanti si sono un po' abbassati i consumi, forse perché è arrivata più produzione, e comunque stiamo riscontrando vari problemi di calibri. La richiesta c'è, solo che c'è richiesta di calibri grossi, appunto, che mancano. Ad esempio, dovremmo fare 3 o 4 pedane di merce grossa, ci accumuliamo una motrice di merce piccola, e quindi diventa anche difficile per noi operatori dover soddisfare le esigenze dei clienti. Le prime clementine, che si aspettava un mercato chissà di quali prezzi, non è stato così, perché c'era l'invasione della merce spagnola. Adesso che, diciamo, la Spagna ha un po' mollato perché sono arrivate tutte le nostre zone di produzione, sta influendo molto meno, diciamo, e la gente comunque ha cominciato a capire e ha cominciato ad acquistare prodotto italiano rispetto allo spagnolo. Carlo Montanaro, socio della società agricola Montanaro SNC, una società agricola che si occupa di produzione di agrumi di qualità in agro di Massafra, Taranto, che commercializza con un marchio proprio, Montanaro Agrumi Speciali. Campagna 2020-2021 si preannuncia sicuramente dal punto di vista quantitativo migliore rispetto alla scorsa campagna, dove abbiamo avuto comunque dei forti problemi di quantità. Quest'anno abbiamo sicuramente una quantità molto più importante, quantità suddivisa comunque abbastanza equamente fra varietà precoci, medio precoci, tardive, e stiamo parlando sia di clementine che di arance. Dal punto di vista qualitativo abbiamo sicuramente un andamento abbastanza variabile, perché almeno in questi primi momenti il prodotto sta registrando un po' di carenze, soprattutto a livello di pezzature, anche se poi con il clima che si presenterà sicuramente nei prossimi giorni, un po' più fresco, un po' più piovoso, come può succedere in qualsiasi autunno o preinverno, potrebbe migliorare tantissimo. Però stiamo avendo leggeri problemi dal punto di vista qualitativo, proprio perché manca la pezzatura giusta, che dovrebbe essere tipica di questi momenti e dovrebbe essere tipica appunto delle varietà precoci o medio precoci che si stanno commercializzando o si dovrebbero commercializzare nei prossimi 15 giorni sui mercati. La reazione dei mercati, tenendo conto che, partendo dalle varietà tipo Clement Ruby, Caffin, prima Clement Ruby e poi Caffin, comunque si stanno facendo delle quote di commercializzazione. L'unico problema è che abbiamo una forte presenza del prodotto spagnolo sui mercati, soprattutto sui mercati internazionali, che onestamente si presenta molto buono, soprattutto per quello che riguarda le pezzature, perché il calibro purtroppo è una delle prerogative che, insieme alla qualità organolettica del frutto, diciamo, rappresenta una scelta molto importante quando viene venduto sul mercato. Quindi i mercati sono un po' altalenanti in questi momenti, proprio per il prodotto locale, quindi sono dei problemi che potrebbero interessare più il mese di novembre, però poi affievolirsi nel mese di dicembre e così via.